conferenza stampa con Vincenzo Feola, allenatore dell'Audace Cerignola. Mister, ripartiamo da quello che è stato il primo successo della sua gestione domenica qui al Monterisi contro il Francavilla. Al di là del risultato, le chiedo che squadra ha visto in campo, e mi riferisco non soltanto a chi ha giocato dal primo minuto, ma anche a chi è entrato in corso d'opera. Ma sicuramente è stata un'ottima impressione, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, di voglia. La dimostrazione, la bella soddisfazione è stata quando dopo l'1-1 loro hanno fatto solo un tiro in porta, 12 calcio d'angoli a 0 e tutto, dopo questo predominio per tutta la partita abbiamo preso gol su un nostro errore, su una nostra ingenuità, però dopo ho visto i ragazzi subito hanno reagito alla grande, hanno creato subito dopo un minuto, due o tre palle gol, dopo 10 minuti abbiamo pareggiato. Ecco, questa è stata la reazione, questa è la cosa più che mi interessa, oltre al risultato, che mi fa ben sperare per il proseguo. Soprattutto anche chi è entrato, ecco, i vari Di Cicco, Sansone, lo stesso Carazza, sono entrati con quel piglio deciso di fare bene, e questo deve essere lo spirito che ci deve contraddistinguere per tutto l'anno. I fattori di crescita ci sono rispetto a quello che è stato sicuramente. Un lavoro limitato ad appena cinque giorni. Ecco, noi abbiamo fatto solo con quello di oggi. Sono 12 allenamenti che abbiamo fatto, ecco, con la doppia di mercoledì, però ho visto una crescita, soprattutto un grande impegno e una grande disponibilità da parte di questi ragazzi. Quanto ha sofferto il fatto di non essere in panchina per via della squalifica? Tanto, perché sai, da fuori si soffre ancora di più perché stai un po' lontano dai ragazzi, però va bene così. Pasquale alla grande ha fatto quello che doveva fare. La cosa importante è che abbiamo portato in porto la vittoria. Ora bisogna dare continuità ai risultati, e lei, la squadra, insomma, lo sa bene. Sicuramente, ecco, banda chiacchiere, noi dobbiamo pensare al sodo. Noi pensiamo domenica che è una partita importante, difficilissima, su un campo difficilissimo, dove il Gladiatore ha messo in difficoltà tutte le squadre che sono passate al Piccirillo. È un'ottima squadra perché ha giocatori importanti, ha giocatori che hanno vinto campionati. È una società che ha una tradizione, il Gladiator ha una tradizione, perciò noi abbiamo il massimo rispetto, però non abbiamo paura di nessuno. E noi andremo là per giocarci la partita, per cercare di fare i tre punti. Lei peraltro è un ex, conosco bene l'ambiente, quello stadio. Conosco bene l'ambiente, conosco bene la gente, è un pubblico caloroso, però noi dobbiamo fare la nostra partita e dobbiamo esprimere le nostre potenzialità, perché dobbiamo continuare sulla strada di domenica, perché noi il campionato è lungo, ripeto, il campionato è lungo, però domenica è importantissimo. Nonostante il meteo non fosse proprio dei migliori, nonostante la delusione di qualche risultato negativo di troppo legato alle precedenti giornate, non è mancato il pubblico del Monterisi domenica. Lei si è già rivolto nella passata circostanza a questo pubblico, che adesso spera, insomma, di dare una svolta a questa stagione. Sì, noi lo speriamo tutti, in primis la società, noi, una risalita immediata. Io sono contentissimo domenica perché ho visto la gente che ha applaudito i ragazzi, la gente che era contenta dei ragazzi, e questo ci fa ben sperare. Sicuramente con l'aiuto del pubblico, avere il pubblico amico dalla tua parte sicuramente ti dà quella carica, quella voglia, soprattutto quella spinta in più per cercare di arrivare a obiettivi importanti. Perciò io dico sempre ai ragazzi che dobbiamo dare sempre l'anima in campo, perché il pubblico sicuramente lo troveremo dalla nostra parte. Grazie a mister Vincenzo Feola e in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.